Allora, siamo sempre al Cuja Racing e da Cuja Racing vi parliamo delle ultime novità che riguardano il team. Siamo insieme a Maurizio Cucchiarini e Michele Conti e ci diranno loro che cosa hanno in mente, che cosa stanno combinando. Maurizio, c'è qualcosa che riguarda Michele? Ce la vuoi dire tu? Ah, è meglio che lo dice lui, dai. Ce lo dice lui. Allora lo dico io. Ciao a tutti. Iniziamo una nuova avventura quest'anno. Abbiamo deciso insieme di iniziare un lavoro nuovo, per me soprattutto, e inizierò quello che sarà l'organizzazione della squadra per il Mondiale 600 Supersport. Andrò a ricoprire il ruolo del team manager della squadra per cercare di iniziare un cammino di evoluzione che speriamo ci porti in alto. L'obiettivo è quello. Ormai con Maurizio sono quest'anno 11 anni di corsa insieme, i 10 anni li abbiamo passati. L'anno scorso abbiamo fatto un ottimo risultato, visto che. Infatti ti interrompo, scusami, ma il punto di partenza è questo fantastico numero uno che l'ho perso, dov'è? Che c'è sulla carena della moto. Cos'è questo numero uno? No, il bello della scorsa stagione è che abbiamo fatto il campionato internazionale Alpe Adria, di cui abbiamo vinto con la 600 Supersport e quindi abbiamo finito in bellezza. Quest'anno quindi l'impegno maggiore sarà nell'organizzazione della squadra. Farò sicuramente una gara con il numero uno dello stesso campionato che abbiamo fatto l'anno scorso, probabilmente nel circuito croato di Rijeka, che considero sempre, per sempre, la mia pista. E l'obiettivo però principale sarà sicuramente il campionato del mondo con la squadra. Perfetto. Maurizio, un'altra novità è il cambio di pilota che abbiamo visto poco fa, Thomas Cajani. Quindi questo innesto più l'aiuto di Michele, quali sono gli obiettivi del team per il 2012? Beh, gli obiettivi insomma possono cambiare, cioè, diciamo che l'intenzione è di far crescere tutto il team, il pilota, mettere a proprio agio il pilota con la moto, con le sospensioni, con il motore. L'obiettivo iniziale è intanto andare in Australia e entrare nei 20. Poi alla fine, secondo me, io penso che verso, dalla metà campionato verso la fine potremmo fare anche un decimo posto, un dodicesimo posto, cioè l'obiettivo è quello lì, fare l'80% delle gare a punti. Michele, quale sarà il tuo contributo? Dici che cosa dovrai fare? Qual è l'aiuto che tu puoi dare al team per arrivare a questo obiettivo? Ma sicuramente vorrei essere una figura di riferimento nell'organizzazione della squadra, nell'ordine della squadra. Purtroppo nelle corse bisogna fare un sacco di cose fatte bene e fatte in fretta. Tante volte la fretta porta al caos, noi dobbiamo fare le cose in fretta fatte bene, bisogna coordinare un sacco di cose. Purtroppo attualmente diventa tutto difficile per i budget, per tante cose, quindi dobbiamo fare combaciare tante cose. Inoltre inizia molto presto questo campionato perché il 17 di febbraio partiremo per l'Australia, ci saranno dei test da fare, quindi l'obiettivo è fare come sempre, il massimo come abbiamo sempre fatto, il passo secondo la gamba è andare avanti, esserci fino alla fine e fare le cose fatte bene. Senti, ma una cosa non ho capito, il tuo impegno prevede che tu vada anche in pista a provare la moto? Ma questo speriamo di forse. Purtroppo l'impegno sarà enorme, non lo sappiamo quanti test si riusciranno a fare, adesso i primi test saranno concentrati esclusivamente con il pilota perché bisognerà fare veramente tanto lavoro e dovremo concentrarci su di lui. Sicuramente dovendo fare anche una gara la moto la userò, la proverò, viste tutte le cose che abbiamo fatto sarà un lavoro anche quello da fare. Ma farei una gara anche nel mondiale o solo a Rijeka? No, per ora non è in programma farla nel mondiale, poi vediamo se resisto. Strada facendo. Se resisto, perché? Cos'è questo se resisto? No, nel senso Perché è la che. prima volta che smette di correre in moto. Aspetta, attenzione. Smette di correre in moto. Hai detto delle paroline magiche. È
Vero? Diciamo che avere in programma solo una gara in un anno è un impegno completamente diverso. Cioè, fino adesso mi sono preparato, abbiamo lavorato per fare un campionato intero, per portare a casa dei titoli, quindi l'impegno, lo sviluppo delle cose era completamente diverso. Fare una gara che può essere considerata un wild card, una gara spot, è sicuramente un'altra cosa, un exploit sicuramente diverso. Quindi con questo impegno così quasi non mi considero un pilota, però tempo al tempo. Esatto, mai dire mai. Quindi abbandono delle gare ancora no, non si può parlare di abbandono delle gare. Per adesso impegno con il Cuja e ci vediamo all'inizio della stagione, ragazzi, vediamo come va, in bocca al lupo a tutti e due. Grazie a Maurizio e Michele. Ciao.